Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Con un abito da sera e una cravatta bianca, anche un agente di borsa può guadagnare la reputazione di essere civilizzato. Oscar Wilde, buongiorno, svegliati avvocatura. Buongiorno svegliati avvocatura, sono Angelo Marzo da Vicenza, questa mattina sono solo e comunque sempre accompagnato dalla ottima regia di Adelperio in quel di Trento. Stamattina parliamo di arbitrato finanziario, parleremo di phishing e di home banking e di risarcimenti della banca e parleremo sempre in materia di banche, questa volta delle banche venete, di risarcimenti. Lo faremo con Letizia Vescovini del Foro di Modena, che ci parlerà dell'arbitrato finanziario fra UBI e Banca Italia, i risparmiatori senza rimborsi. Poi parleremo con Marcella Ferrari del Foro di Savona, phishing e home banking, la banca deve risarcire il cliente truffato. E infine con Lorenzo Zanella del Foro di Padova sulle nuove prospettive risarcitorie per banche venete. Tutte le interviste sono state da me curate. Possiamo partire subito con la prima intervista, che è quella di Letizia Vescovini, proprio sull'arbitrato finanziario. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno a Letizia Vescovini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora Letizia, arbitro finanziario, un articolo uscito fra UBI e Banca Italia e risparmiatori restano senza rimborsi. Cosa sta succedendo rispetto ai giudizi su Etruria e Company? Sta succedendo che la nuova banca che ha comprato la banca Risolto, o meglio quello che restava della banca Risolta, quindi UBI Banca nel caso di Banca Etruria, Banca Marche, Tarichetti e Viper nel caso di Carife, non ottemperano alle decisioni dell'arbitro bancario finanziario della CF. E questo perché queste decisioni non sono vincolanti, non sono delle vere e proprie sentenze e pertanto nel caso di mancato adempimento spontaneo non è possibile per l'investitore ottenere una forma coattiva di esecuzione. L'alternativa rimarrebbe solo quella di riavviare una causa davanti al tribunale competente, al tribunale ordinario, dove eventualmente produrre il parere favorevole della CF, sperando che appunto il tribunale ordinario si uniformi a quanto già deciso la CF, e magari lo si potrebbe fare anche ricorrendo al procedimento del 702 bis per accelerare un po' i tempi. Ma perché la UBI Banca non vuole pagare? Ma allora diciamo che non vuole pagare perché si tratta di somme molto rilevanti, sì, e questo aprirebbe il varco a tutte le richieste da parte degli azionisti azzerati di risarcimento per tutte le azioni che sono state vendute dalle tre banche poi risolte e pertanto insomma somme, dicevo, rilevanti, perché aprirebbero veramente un contenzioso molto molto pesante che in questo momento nessuno si vuole assumere. Perché UBI Banca sostiene di aver acquistato la banca che diciamo la banca ponte, quella che è stata costituita dopo la risoluzione delle tre banche, e che negli accordi assunti non era previsto che ci fosse anche questo tipo di contenzioso. Diciamo che in questi accordi parrebbe invece che ci sia un impegno
da parte del fondo per arrivare a rimborsare le sentenze passate in giudicato che coinvolgano, per le vicende che dicevo prima degli azionisti e obbligazionisti azzerati, la nuova banca. Quindi per un verso la nuova banca ha la possibilità di essere ristorata, rimborsata dal fondo quando c'è una sentenza passata in giudicato. Se invece dovesse pagare a fronte di una CF, sarebbero somme che poi non riesce a recuperare. Mm-hmm. Quindi la scelta è quasi spontanea, diciamo. Per i risparmiatori questa decisione, che pare anche avallata dalla Banca d'Italia in qualche modo, è sicuramente molto molto grave, perché appunto i tempi per ottenere giustizia, per ottenere risarcimento si allungano notevolmente, ma non solo. Diciamo che la CF aveva dato una visione chiara di quella che poteva essere la legittimazione passiva, ritenendo che la nuova banca dovesse pagare per i fatti appunto collegati alle azioni e alle obbligazioni vendute dalla banca risolta. Ora ogni giudice che verrà investito della questione potrà naturalmente decidere come ritiene più opportuno, quindi non è così scontato che sul discorso della legittimazione passiva ci sia una uniformità di vedute, come invece era certo davanti alla CF, perché la CF peraltro ha un unico collegio, quindi difficilmente si sarebbero avute delle decisioni discordanti. Uh-huh. Invece ora il risparmiatore deve avviare la causa, avviene come primo elemento di incertezza proprio quello della legittimazione passiva, quindi deve prima fare in modo che il giudice creda nella legittimazione passiva della nuova banca e poi comunque scendere nel merito e argomentare, provare tutte le questioni che riguardano la violazione dei doveri di condotta informativi che sono collegati appunto alla vendita delle azioni e delle obbligazioni. Quindi diciamo che sperano sia in un contenzioso lungo con la rinuncia defaticante dei risparmiatori, sia magari vogliono delle decisioni proprio giuridiche formali. Questo è il concetto. Esatto, un pochino sì. Ecco. Bene, Letizia, ti ringrazio, una buona giornata. Grazie, grazie a tutti voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. E adesso invece ascoltiamo l'intervista di Marcella Ferrari su una interessante sentenza proprio in materia di phishing o banking, sulle ipotesi di responsabilità e di risarcimento. La banca deve risarcire il cliente truffato. Con Uslow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslow Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica. Acquista il corso a soli €1,99. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno Marcella Ferrari. Buongiorno Angelo e un saluto a tutti i colleghi in ascolto. Allora Marcella, phishing e home banking, la banca deve risarcire il cliente truffato, una nuova ordinanza della Corte di Cassazione. Ebbene sì, oggi parliamo di una tematica trasversale che interessa un po' tutti, dai professionisti, ai consumatori, ai clienti, l'home banking. L'home banking ormai si è diffuso moltissimo e con questa espressione anglosassone facciamo riferimento alle operazioni che tradizionalmente compievamo recandoci in banca e che grazie alla moderna tecnologia possiamo svolgere tramite smartphone o tramite computer. L'home banking quindi evidentemente ha questo vantaggio della praticità, però ha un grande rischio.
ha dei pericoli, e uno di questi è proprio il phishing a cui facevi cenno tu. Innanzitutto chiariamo un attimo cosa si intende per phishing, perché magari non tutti sono adusi a questa espressione. E diciamo che il legislatore italiano non è ancora intervenuto fornendone una definizione, né da un punto di vista civilistico né penalistico. Comunque, con l'espressione phishing in linea generale si fa riferimento ad una truffa che però avviene tramite internet, proprio perché stiamo parlando di home banking. E di che cosa si tratta? Si tratta di invio di messaggi di posta elettronica che imitano perfettamente la grafica degli istituti di credito. Alzi la mano chi non ha ricevuto almeno una volta un'email delle poste di una banca con un contenuto allarmante in cui veniva invitato a cliccare su un fantomatico link. Ecco, è questo il tranello delle email di phishing. L'utente, che magari è un po' poco accorto, ingannato da questa grafica simile, clicca sul link che lo reindirizza ad una pagina web anch'essa del tutto simile a quella dell'istituto creditizio di appartenenza, e quindi il malcapitato inserisce la sua user ID, l'username e la password, che viene in questo modo captata dai cybercriminali. Una volta che questi sono in possesso delle credenziali, possono accedere al conto corrente e potenzialmente svuotarlo. Ebbene, questo è proprio quello che è capitato ai due soggetti della nostra storia, diciamo così, e su cui poi è intervenuta la Cassazione. Cioè, due correntisti che avevano il conto alle poste vedono il proprio conto diminuito di ben 5.000 euro perché era stato effettuato un bonifico a favore di un soggetto che questi non conoscevano. Quindi hanno immediatamente disconosciuto questa operazione, ritenendo che sia stata effettuata contro la loro volontà, ritenendosi truffati, e si sono rivolti alle poste per avere un risarcimento. Le poste però scaricano ogni responsabilità sui correntisti, ritenendo che sia stata la loro condotta negligente ad aver cagionato il danno, e quindi negano il risarcimento. In primo e in secondo grado purtroppo i correntisti non ottengono ragione, ma interviene la Cassazione cambiando un attimo le carte in tavola. E la massima della Cassazione è molto sintetica, cioè la Cassazione, ribadendo principi già affermati in pronunce precedenti, sostengono che il rischio della captazione, cioè della sottrazione fraudolenta della password e dell'username, rientra proprio nel rischio professionale del prestatore del servizio di pagamento, cioè nell'attività, diciamo, della banca, e sta alla banca evitare questo rischio, comunque in qualche modo limitarlo con misure adeguate. Ora, detta così, questa massima non è molto chiara, quindi analizziamo un attimo il percorso deliberativo della sentenza e diamo un attimo un inquadramento dogmatico alla fattispecie. Allora, a queste ipotesi, a queste fattispecie che sono molto ricorrenti, si applica fondamentalmente il codice civile, il codice della privacy e il decreto legislativo, un decreto legislativo del 2010 attuativo dei servizi di pagamento nel mercato interno, attuativo di una direttiva. Allora, si applica il codice civile perché trova applicazione l'articolo 2050, cioè le banche che erogano i servizi di home banking vengono considerate esercenti un'attività pericolosa. Ma qual è l'addentellato normativo che ci porta a dire che in caso di home banking si applica l'articolo 2050? È il codice della privacy. Il codice della privacy all'articolo 15 prevede che chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento di dati personali, ed è questo il caso, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050. Quindi abbiamo chiarito che la banca risponde ai sensi dell'articolo 2050, ma non solo. Il codice della privacy, visto che la banca nell'ambito dell'home banking è depositaria dei dati sensibili, richiede che utilizzi delle misure adeguate, delle misure idonee. E questa è un po' una clausola generale che troviamo spesso e che è vuota di contenuto. Come si fa a capire quando la misura adottata dalla banca è idonea?
ci risponde sempre il codice della privacy, cioè dobbiamo avere riguardo alle conoscenze acquisite in quel determinato contesto storico in base al progresso tecnico. Cioè oggi nel 2018 si considera sufficiente la one time password, l'OTP o il token che viene fornito dalla banca, ma magari tra qualche anno si utilizzerà il riconoscimento della retina, già adesso alcuni smartphone hanno il Face ID, quindi ciò che è adeguato oggi potrebbe non esserlo tra qualche anno. Comunque torniamo senza questa digressione tecnologica, torniamo al nostro articolo 2050. L'articolo 2050 prevede una forma di responsabilità oggettiva, ma non una responsabilità oggettiva to cure, è una responsabilità che molti manuali considerano aggravata. Perché? Perché la banca, per liberarsi della presunzione di responsabilità che grava su di lei, non deve solo fornire la prova liberatoria, cioè quella di cui parlavo prima, di aver adottato tutte le misure idonee valutate secondo il parametro del progresso tecnico, ma deve fornire un quid pluris, cioè una prova positiva di una causa esterna che abbia cagionato il danno, così che sia interrotto il nesso eziologico. Quale può essere una causa esterna? Può essere un fatto naturale, un fatto del terzo, un fatto del danneggiato. Ad esempio, nel caso di specie, le Poste cosa sostenevano? Che vi fosse stato un comportamento negligente dei correntisti che avevano incautamente cliccato sul link dell'email di phishing. E a questo punto allora vediamo cosa dice la Cassazione. La Cassazione si discosta da questa ricostruzione che è così stringente, sia perché ci sono state molteplici pronunce dei giudici di merito, sia perché questo l'orientamento che ha seguito nel tempo, sia perché tante pronunce dell'ABF, che è l'arbitro bancario finanziario, sono nel senso di una maggiore tutela del correntista a discapito della banca, questo perché si vuole anche cercare di garantire la fiducia dell'utente nel sistema dell'home banking, perché altrimenti potrebbe crollare tutto questo ecosistema. Certo. E quindi secondo l'orientamento che viene prevalente, il correntista è considerato gravemente negligente solo proprio in casi limite, ad esempio quando l'email è evidentemente truffaldina. Ad esempio ci sono quelle email che di sicuro saranno capitate anche a voi, con scritte in un italiano molto maccheronico, con una grafica stentata, con errori di lessico particolarmente evidenti. Allora in questo caso il correntista non viene scusato e quindi effettivamente si ritiene una sua responsabilità, cioè la banca che dimostra che l'email era chiaramente truffaldina non risponde. Ma al di là di queste ipotesi che sono proprio episodi limite, la giurisprudenza della Corte ritiene che la sottrazione dei codici, cioè username e password, sia rientri nel rischio dell'impresa, cioè la banca che deve fronteggiare questo rischio dovendo dimostrare che quella operazione bancaria effettuata dipenda proprio dalla volontà del correntista. Cioè nel nostro caso i due correntisti hanno detto che il bonifico non lo avevano disposto loro, e può vero che il soggetto sia autenticato con la loro user ID, con la loro password, ma hanno disconosciuto l'operazione. E il decreto legislativo del 2010 attuativo della direttiva europea prevede proprio questo, che le banche debbano risarcire qualora il correntista disconosca l'operazione e qualora la banca non possa dimostrare che c'è stata effettivamente una volontarietà o un dolo del correntista, salvo un plafond di 150 euro, di cui di solito quello risponde il correntista. Bene. Quindi ricapitolando bene, non è sufficiente secondo questa pronuncia che la banca dimostri che il correntista si sia inserito nel portale web o sullo smartphone con l'user ID o la password, perché questo non è sufficiente. Occorre un quid pluris, che può essere quello di cui accennavo prima, i meccanismi OTP o un one time password o il token. Cioè molto spesso quando disponiamo un bonifico tramite il portale web ci viene mandato sullo smartphone un codice alfanumerico, e quindi non è sufficiente inserire solo le credenziali, ma occorre anche disporre dello smartphone del titolare del conto. Allora in questi casi è molto più complesso negare la volontarietà
dell'azione. Certo. Insomma, ricapitolando, l'atteggiamento della Corte di Cassazione è di estremo favore nei confronti del correntista, perché la Corte, lo dice proprio a partis verbis, si vuole garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema bancario. Quindi la banca risponde sempre ai sensi dell'articolo 2050, a meno che non dimostri un comportamento gravemente negligente o addirittura doloso del correntista. Bene, Marcella, grazie per la tua chiarezza e la tua cortese disponibilità. Una buona giornata a te. Buona giornata anche a voi. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. E concludiamo questa puntata dedicata al diritto bancario con Lorenzo Zanella sugli aspetti risarcitori nuovi o possibili per le banche venete. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Buongiorno al collega Lorenzo Zanella. Ciao Angelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie ancora per l'ospitalità. Allora, sarebbe scaduto il termine per l'insinuazione al passivo delle banche venete, ma si sentono voci. Quali sono altre strade per ottenere il risarcimento? Ma allora, diciamo che effettivamente a febbraio è uscito un comunicato dei commissari che fissavano al 23 aprile la scadenza per le insinuazioni al passivo delle banche venete. In realtà, nonostante poi magari tendenzialmente per scrupolo questo termine sia anche stato rispettato, c'è più di qualche dubbio, e io sono uno di quelli che hanno fondato i dubbi sul punto che questo termine fosse effettivamente esistente, sostanzialmente per un motivo principale, ovvero il testo unico bancario precisa chiaramente, mi viene da dire, che il termine per l'insinuazione al passivo decorre da quando vengono pubblicati i decreti di liquidazione, o meglio i decreti ministeriali di messa in liquidazione in Gazzetta Ufficiale. Questo adempimento ad oggi non è mai, non è ancora stato eseguito. Uh-huh. E quindi questo termine a me sembra che i commissari l'abbiano utilizzato più che altro per farsi un'idea di quella che poteva essere la massa di insinuazioni e anche la tipologia di insinuazioni che sarebbero giunte alle liquidazioni. Da questo però a ricavarne che sia scaduto il termine e che quindi oggi si dovrebbe fare un'insinuazione tardiva e quindi per il tramite di un ricorso in tribunale, io onestamente non sono d'accordo per questo motivo tecnico. Ci aggiungo che quella poca giurisprudenza che ho rinvenuto sul punto dice che lo stesso termine del testo unico bancario non sarebbe perentorio e che quindi in realtà si passerebbe da tempestiva a tardiva solo nel momento in cui venga depositato lo stato passivo. Quindi in questo momento io per clienti miei sto continuando a fare insinuazioni al passivo che ritengo tardive. Altre strade ce ne sono di tanti tipi, mi viene da dire. Come è noto, pende l'azione contro gli amministratori civile, quindi le cause promosse dalle liquidazioni nei confronti di ex amministratori ed ex sindaci pende davanti al Tribunale delle Imprese di Venezia per entrambe le banche. Siamo ancora nella fase proprio preliminare, perché tra chiamate in causa di terzi e di assicurazioni ci sono stati degli ulteriori differimenti d'udienza, quindi le udienze si celebreranno a ottobre. Vi è poi il procedimento penale, al quale io onestamente non mi sembra una strada che sto coltivando molto, perché non la ritengo diciamo funzionale. Il procedimento penale, per esperienza, presenta intanto tempi molto lunghi, e poi c'è un problema di cui si discuteva anche su LinkedIn, della circostanza che anche la tipologia di comportamento è diversa, nel senso l'azionista, l'obbligazionista lamenta di solito di essere stati indotti in errore o comunque di aver subito una violazione delle norme, il testo unico e la finanza. Invece i procedimenti penali sono per dei specifici reati e quindi tendenzialmente per l'ostacolo alla vigilanza,
e costruire il nesso di causalità tra il reato e il danno specifico che ho patito io mi sembra non semplice. A mio avviso le strade principali restano due fondamentalmente. Uno è valutare azioni nei confronti di Banca Intesa, quindi del cessionario, perché ritengo che il decreto legge presenti delle specificità un po' troppo particolari, mi viene da dire, e poi l'autorità di vigilanza, quindi soprattutto Consob e soprattutto per alcuni prodotti specifici, penso ad esempio alle le stesse azioni ma anche le obbligazioni convertibili. Quindi diciamo che non è così allarmante la questione al momento. No, io del termine dell'insinuazione, ripeto, non sono assolutamente allarmato, più che altro si sta cercando di capire come si comporteranno i commissari su queste insinuazioni, perché l'esperienza ci insegna che un'insinuazione al passivo di natura risarcitoria non è semplice che venga accolta. È chiaro che la vicenda delle banche venete, con tutti i provvedimenti anche amministrativi che ci sono stati, presenta delle specificità. Voglio dire, se io ho una persona che ha acquistato nel 2014 delle azioni e ho una relazione della Consob che mi dice che nel 2014 c'erano più violazioni che norme rispettate, è chiaro che se fossi il commissario sono un po' in difficoltà a ritenere che non ci siano i presupposti per un'insinuazione, perché poi per un'insinuazione rigettata c'è una possibile opposizione, quindi un possibile contenzioso e un aggravio di spese per la liquidazione. Quindi immagino che ci dovranno essere delle linee guida per decidere questa insinuazione. Quindi no, non sono preoccupato del termine, sono preoccupato più che altro, come sempre, della situazione, come si sta muovendo. Poi sai che c'è anche quella questione del fondo per i risarcimenti, e anche lì si sta discutendo molto, perché è un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro che, se pensi solo ai due aumenti di capitale di Veneto Banca, per dire 2013-2014, sono quasi 1,2 miliardi, e quindi 100 milioni di euro di risarcimento, sì, non si capisce che finalità abbia. Quindi la situazione è abbastanza nebulosa, se non secondo me sul fatto di dire che il termine per l'insinuazione non è scaduto e quindi si possono ancora fare insinuazioni tempestive, a mezzo raccomandata, a mezzo PEC, quindi senza introdurre cause giudiziali. Benissimo. E poi ripeto, e poi invece bisogna cercare di capire le strade principali sono le due che ti ho descritto, che stiamo coltivando. È chiaro che sono strade. Bene, Lorenzo, ti ringrazio della tua consueta disponibilità e una buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Se è vero che il rosso è passione, il mio conto corrente è pazzo di me. E con questo oggi concludiamo la nostra puntata. Un buongiorno a tutti, un saluto alla regia di Adelperio, un saluto a tutti i radioascoltatori e buona udienza a tutti. E ci sentiamo domani alla stessa ora su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.